Sulla Tessaglia regnava Cex, che si rivelò un buon sovrano. La Tessaglia viveva un periodo di pace e prosperità. Il re era sposato con Alcione, moglie amorevole e fedele. Tuttavia il re era rattristato da una serie di disgrazie che il suo regno stava attraversando, tra cui la morte del fratello. Fex arrivò a credere che il suo regno non potesse più contare sulle benedizioni degli dei e decise quindi di recarsi all'oracolo di Delfi in cerca di risposte. Ma per raggiungere l'oracolo, il re avrebbe dovuto compiere un lungo e talvolta pericoloso viaggio per mare. Venuta a conoscenza del piano del marito, Alcione ebbe una terribile premonizione e lo pregò di non partire, o almeno di portarla con sé. Ma Cex rifiutò le sue suppliche. Se da un lato non desiderava separarsi dalla sua amata regina, dall'altro non aveva intenzione di metterla in pericolo. Promise ad Alcione che sarebbe tornato al massimo entro 2 settimane. Il re salì a bordo della sua nave e salutò l'amata moglie, che ricambiò il saluto con gli occhi pieni di lacrime. All'inizio il viaggio fu tranquillo, ma il tempo cambiò rapidamente e i marinai furono colpiti da una potente tempesta. La nave di Cex fu inghiottita dalle acque e il re fu travolto dal mare, insieme alla sua nave. Il suo ultimo pensiero fu la moglie e la promessa non mantenuta di tornare. Alcione pregava ogni giorno gli dei per il ritorno sano e salvo del marito, senza conoscere la tragedia che l'aveva colpita. La data prevista per il ritorno era già trascorsa e Alcione iniziò a pregare ancora di più, facendo offerte speciali a Era, la dea del matrimonio e delle coppie. La divinità, vedendo l'angoscia della regina per il marito, che non sarebbe mai tornato, decise di agire. Era convocò Iris, la sua fedele messaggera, e le ordinò di incontrarsi con Morfeo, il dio dei sogni. Quest'ultimo avrebbe consegnato il suo messaggio sotto forma di sogno. Iris si diresse verso la grotta buia dove dormiva il dio dei sogni. La luminosità delle luci colorate della dea dell'arcobaleno risvegliò il dio e, dopo aver consegnato il messaggio, se ne andò. Hypnos, il dio del sonno, ordinò a suo figlio Morfeo di assumere le sembianze di Cex e di visitare Alcione in sogno per eseguire l'ordine di Era. Morfeo visitò Alcione nel sonno. La donna vide il marito, dall'aspetto triste e pallido, con i vestiti e i capelli bagnati. Poi, quello che sembrava il fantasma del marito disse: «Sono venuto a rivelare il mio doloroso destino. Sono un naufrago e la mia vita è stata interrotta prematuramente. Piangete e piangete per me, perché non posso tornare vivo per mantenere la mia promessa». Alcione cadde ai piedi del fantasma e lo implorò di non lasciarla. Quando cercò di afferrargli le gambe, il fantasma si frantumò e la regina si svegliò dal suo sogno, certa che il marito non sarebbe più tornato. Alcione si diresse verso la spiaggia, lo stesso luogo in cui aveva visto per l'ultima volta il suo amante. All'improvviso scorse un corpo che galleggiava sull'acqua. Alcione riconobbe immediatamente Cheix. Disperata si tuffò in mare per raggiungere il marito, anche se non sapeva nuotare. Alcione stava per annegare e morire. Proprio in quel momento il suo corpo fu sollevato in aria dagli dei e la regina fu trasmutata in un bellissimo uccello. Anche da uccello pianse per la perdita del suo amore. Così volò verso il corpo del marito e lo baciò. Allora anche Cex rinacque come uccello. Insieme la coppia di uccelli si alzò in volo. Da quel giorno, una volta all'anno in Grecia, i mari si calmavano per 7 giorni, segno che Alcione e Cheix tornavano a covare le loro uova.